Ok ragazzi, eccoci qua con questo nuovo video su Pokémon. Oh mio Dio, eravamo qua che abbiamo appena catturato il nostro Yamamoto, che per chi non sapesse è un Pokémon girino, un Pokémon d'acqua. E questo cazzone mi ha sfidato proprio mentre stavo terminando il video. E quindi, boh, devo saccagnarlo di pugni, insomma, se non capite. Devo proprio saccagnare. Ah, ma una bambina! Puttana, zoccola, troia. Cazzo è? Cotonì, eccolo qua il Cotonì. Cotonì di cui ci parlava una tizia. Io ci vado di graffio, raga. Paralizzante, oh mio Dio, raga, oh mio Dio. No, non riesco a sconfiggere sto cattone, la vedo dura, raga. La vedo durissima. Boh, sono davanti di graffio, magari riesco, devo ancora colpirlo due volte. Non ho tante possibilità di colpirlo, a dirla tutta. E invece sì, raga, non ci credo, se lo colpisco 4 volte su 4 divento Dio. Oh mio Dio! GG, raga. GG, Ryohei OP, è andata benissimo, grande Ryohei, grandissimo. Petilil, non so chi cazzo sia. Yamamoto non credo che sia in grado di combattere, quindi mando Gokudera. Che lo sa, cioè, credo che sia un Pokémon di tipo erba, non voglio dire una stronzata, ma sembra che sia. Esatto, un Pokémon di tipo erba. Che io brucio proprio in modo cattivo, cioè, gli do, cioè me lo fumo sto Pokémon d'erba, cioè, lo accendo. Bang, sparito, raga, proprio. Proprio, puff. Poveraccio, povero Cristo. Ok. Sto registrando? Sì, sto registrando, ragazzi. Ok. Umberto ha vinto 52 Big Money. Quando si evolvono i Pokémon diventano più forti. Nella forma base però imparano più mosse. Capito? Porco Dio. No, sono un coglione, raga. Vuoi vedere che Pokémon ho? Non me ne fotte un cazzo di che Pokémon hai. Lasciami curare i miei Pokémon. Porco Dio, bambini di merda. Rock'n'Rolla! E beh, allora no. Riesco a batterlo facilmente, teoricamente. Sempre se gli becco il primo colpo di frustata. Vai, frustata, cattivo! No, no, rafforzatore, no. Rafforzatore, no. Aia, paralizzato il mio povero Ryohei. Caduta massi. No, mio Dio, me lo saccagna. Porco due. Ok, va bene. Ryohei non ce l'ha fatta. Io dico che Yamamoto ce la può fare. Perché anche acqua è forte contro roccia e quindi noi abbiamo questo bollaraggio. Speriamo, raga. Mettiamo subito. Wow! No! Rimane in vita! Perché ha la passiva che appunto lo lascia con un HP. Figlio di puttana. Figlio di puttana. Ok, boh, e ora è rimasto secco. Quindi Yamamoto si prende un macello di ESP. Buono, raga! Buono, mezzo livello, grazie bimbo minchia di merda, figlio di zoccola. I Pokémon hanno abilità vigore, non possono essere battuti con un unico attacco. Esattamente, bravo bambino. Una Mega Ball, raga, una Mega Ball. Di qua posso saltare. Ah, cioè proprio non posso uscire io di qui. Ah, ma aspettate, raga, c'è quella lì che mi cura i Pokémon. GG, mi ero dimenticato, dirla tutta. Wow, raga, questo Timbur. Beh, io direi che posso anche catturarlo, eh. Cioè non me lo metto in squadra ovviamente, ma direi che posso catturarlo. Direi proprio di sì, raga. Perché comunque mi ero posto appunto l'obiettivo di catturare più Pokémon che potevo. Per alla fine vedere appunto quanti Pokémon ho catturato. Ok. Borsa. Pokéball. Vai. Vai, ti prego, entra. Non me la fa, non farmela sprecare, già sei un Pokémon di merda, ti prego, entra, 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 entra. Uno, due, tre. Sì, succami la minchia, Timbo, sei un minchione. Anzi, squadra non ti prendo, a diventare il mio schiavo. Ok. Pokémon forza immane. Lotta brandendo un'altra di legno. Quando arriva a portarla senza sforzo, l'evoluzione è vicina. Wow. Teste neve tipo pisello. Raga, le neve. Lei viene tipo il pisello, what the fuck? Ok, si inizia con i Pokémon. Ok, grazie, grazie, sì, stai zitta. Ok, io direi ragazzi che quest'erba mi pare un buon allenamento alla fine, perché comunque trovo questo Timepool che Ryohei può sconfiggere facilmente, mi dà un bel po' di esperienza. Io direi che per battere questa palestra dovrei farmi tutti i Pokémon almeno al 19. Che mi sembra una cosa neanche tanto esosa. Scusate per questi ruttini, ma non so perché mi stanno uscendo. È confuso. Bravo, Rio. Siamo finiti, puttana, Rio.
Sono un coglione, sì, è il solito Rivei, raga, tranquillo, cioè, un minchione. Però nel momento del bisogno sa cosa fare. Tranne adesso, perché è un coglione. Bravo, Rivei, sono figli di puttana. No. Dai, vero, fa. Raga, se si ammazza. Raga, io non ci credo. Non è vero. Cioè. Oh. Mamma mia, ragazzi, quante frustate stavo per dargli a sto Rivei. Ce lo prendevo, lo squarciavo fino a domattina. Sto coglione, sulla chiappa. Porca troia. Ok, sì, ovvio, rimettimi in forza, sì. Sì, così, sì. Ok, mi ha rimesso in forza, raga. Sì, Rivei, insomma. Ha fatto una minchiata qua, cioè. Pidava, io non l'ho ancora catturato. Ragazzi, Pidava non può mancare, cioè, cazzo, è il Pokémon volo. Cioè, se manca Pidava proprio. Madonna, però mio quando Rivai mi muore, Rivai mi muore. Rivai mi muore. Graffio, 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 dai, brutto colpo. Brutto colpo. No, usa Raffica di nuovo, raga. Perché Rivai non impara assorbimento? È così tanto difficile? Adesso tu me lo dici se è così tanto difficile, cazzo di Rivai. È difficile imparare una minchia di assorbimento per caricarsi gli HP? Uno. Due, dai, anche tre. Quattro. Beh, no, ho preso il piccione, raga. Il piccione delle piazze. Obbedisce sempre. Ma capita a volte che non capisca quelli più complessi. Perché è scemo, c'ha un cervellino che è quanto, mica, il bisello di Slakti. Potete capire, raga. Sarà tipo 2 cm. Io direi che può sfidarlo, mio Rivei. Cioè, è mo o Rivei lo sconfigge, o io proprio, guarda, eh. È carico, raga, è carichissimo, raga, è carico, questo è un socio, questo è carico, è un bullo, è un bullo, carico, carico. Mette questo Time Pole al 13 e direi che Rivei può anche farcela. Frustata, vai, di frustata, cattivo, uccidilo, su, cazzo di Rivei. Super suono, meno male che mi ha dato l'attacco, madonna, si faceva una figura di merda, sto cazzo di Rivei. Comunque ragazzi, Time Pole mi sembra veramente un bel Pokémon perché ha un'evoluzione proprio finale che è troppo figa, poi ve la faccio vedere quando si evolverà. Veramente tanta roba Time Pole. Che poi boh, sarebbe Yamamoto. Dai, ti prego, non super suono. Grazie, grazie, Dio, grazie. Sei generoso con i tuoi sudditi, Dio. Ok, sconfiggiamolo easy. Ok, GG, GG, ragazzi, fermato zero sconfitto. Ok, Time Pole, prossima scelta, omaggio. Ok. Dai, devi sconfiggere ancora l'ultimo spermatozoo, dai. L'ultimo spermatozoo, dai, sconfiggilo, sconfiggilo. Porco Dio, porco, no, super sumo. Rioei, ti prego. Ti prego. Ti prego, Gesù. Sì, grande Rioei, grande Rioei, grande Rioei. Sapevo, io credevo in te, non è vero. Però ci speravo. Ok, buono. GG, 17 Rivei. Buono, raga, tanta roba. Si è scaricato il socio. È tesa, è tesa. Che cazzo sta dicendo? La roccia puoi ricavare un frammento al giorno. Cosa intendo? Oh, raga, ho visto l'erba che si è mossa da sola, ve lo giuro. Era qui. Raga, non mi dire una cazzata, ma ho visto l'erba che si muoveva da sola. Sono pazzo? Può essere. Ora, lui è 17, Yamamoto al 15, quindi se non sbaglio in quest'erba dovrebbero appunto comparire i Pokémon in doppio. Ed è veramente un bel posto per allenarsi questi scontri in doppio. Vediamo un pochettino chi ci esce, raga. Sfida interessante questa. Due, una al 15 e una al 16. Cioè, serio, tra poco sono più forti dei miei Pokémon, non ha senso, l'ho allenato male, cioè. Eppure, mica, a livelli erano molto più forte. Vabbè, raga, pazienza. Frustata, Spang. Madonna, non ci posso credere, non gli faccio danno. Fa più danno? Io non ci credo che fa più danno Yamamoto. Perché Rivei non fa danno? Che cos'è sta cosa, raga? Non ho spiegato. Il problema di Graffio, forse perché. Ma non capisco. No, raga, ho fatto una cazzata da far Graffi, ma perché fa così poco danno il mio Rivei? Così merdoso. Porca troia, sei una merda. Boh.
Mi sa che arriva e tanto ci rimane secco, esatto. Che è proprio un Pokémon del cazzo. Non è un Pokémon del cazzo, ma non. Boh. Va a sapere. Lo vedo un po' di difficoltà, vabbè, raga, adesso c'è Gokudera, ci avete già capito che la partita è finita così. Cioè la partita è iniziata ed è finita, capito, no? Capito, no? È graviosa la cosa, è graviosa la cosa, signori, ma tranquilli. Arriva lui, signori. E con una nitro carica toglie più di metà vita. Mamma mia, Gokudera è il nostro campione per adesso. Ok, primo tempo è morto, meno male, raga, meno male. Vabbè, mi faccio neanche un po' di esperienza. Minchia, mi facevo più esperienza, dica tutta. Porca troia. Zero esperienza, zero zero. Zero gioie, zero felicità, cioè. Cosa brutta, raga. Non ci posso credere, cioè io devo farmi proprio il culo per battere il prossimo capo palestra. Devo proprio impegnarmi. Sei 76 punti, 92, ok, capo. Porco dio. Oh oh. Oh mio dio, due Timbur. Oh dio, no, due Timeball. Timeball, porco due. E sto Purluan che cazzo c'entra? Non si sa. Raga, io vado di super suono. E di Purluan, boh, lei diventerà la mia. Il mio schiavo, e quindi vai. Taglia. Boh, non è già morta, perfetto. Non so manco io che cazzo ci faceva sto Purluan. Ok, mi toglie appunto le cose. Minchia, è 17 l'altro Timeball, raga. No, però mi tengo il mio, cioè il mio Yamamoto, cioè il mio è spesso. Ho dovuto lottare per catturarlo, quindi va bene così. E con lui. Raga, questa è un'azione dura, io vado d'azione alla fine. Dobbiamo fare secco di blu 17, che è più pericoloso. Usa Coro, non me lo dovrebbe seccare. Però se l'altro me lo colpì. Ok, mi ha colpito coso, perfetto. Perfetto più o meno, ragazzi. Super suono, e vai, l'ho preso, raga. Minchia, che battaglie dure sono? Cioè, what the fuck? C'è proprio i Pokémon poco allenati. What the fuck? Raga, queste qua sono sfide proprio dure. Porca troia. No, fatemi tornare indietro. Scusa, super suono su Timeball, ok. Con lui esazione sull'altro Timeball. E GG. Dai, è vero! Oh mio Dio, non è morto. Non su di lui. Non su Timeball, grazie Gesù, sei generoso. Sei generoso, Gesù. Ok. Perché Super Suono non ha funzionato su quell'altro? Lo spieghi? Raga. Ti prego, uccidita solo. Non su Timeball. Porco Dio. Raga. Minchia, Gokudera spaccali. Gokudera mi ha rotto il ca... Oh mio Dio, mi sa che muore anche Gokudera. Oh mio Dio, mi porto veramente contro i Pokémon selvatici, li prego, uccidi il cazzo di coso. E fuggiamo. Ok, 19, raga. No, io non scappo. Io non scappo. Fino alla fine. Fino alla fine, mi prendo Munna. Che comunque è il 9. E boh, vediamo un pochino come fa. Non mi frega più un cazzo, non mi batterà mai. Non mi batterà mai, cioè nessuno ha mai battuto il mio Gokudera. Non sto zitto, perché non sto zitto, perché non sto zitto, perché non sto zitto, perché non sto zitto. Uga, prego, fuggi. Fuggi, grazie, grazie, grazie Dio. Grazie, grazie. Oddio, mi massacrano i Pokémon. Oh mio Dio, vado adesso. Oh mio Dio, c'è un cespuglio che si muove. Non me ne frega un cazzo, prima mi curo, raga. Prima mi curo. Da quanto sto registrando? Da 14 minuti. Cioè, 14 minuti dove. Me la sono soltanto presa in culo. What the fuck? Io non ci posso proprio credere. Non ci posso credere. Cioè, se mi saccagno dei Pokémon selvatici, raga, avete già capito quanto è dura. Sarà contro la palestra, cioè. No way. No way, porca troia. Ok, allora. Io ho già capito che lì mi spezzano in due l'osso del collo. Quindi va bene così. Sfidiamo sto bullo. Sfidiamo questi, raga. Cioè mi faccio esperienza con Lore, quelli che trovo singolarmente, perché in doppio vedo che. Cioè, hanno tutti i tipi che vanno molto bene contro i miei. Questo è quanto, alla fine questa è la risposta. E in più il mio Takeshi deve essere ancora. Il mio Yamamoto, scusatemi. Deve essere ancora un pochettino allenato perché.
è ancora al 15 e gli serve allenamento. Bene, 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 GG, GG. Boh, ok, mi sfida questo. Dai. Sono i Pokémon catturati poco fa. Vabbè, raga, speriamo in bene. Speriamo in bene. Non avrei troppi problemi perché mi stanno saccagnando. Venipede. Oh, è un Pokémon coleottero, raga. Quello di Graffi. Se non sbaglio quel coso lì è avvelena, esatto. Raga, Dio mio, parassiseme ci metto, raga. Ci metto parassiseme e me ne curo un pochettino. Perché appunto io vengo avvelenato, esatto, e parassiseme dovrebbe comunque fare da appoggio, insomma. Cioè io sono avvelenato e c'ho parassiseme, quindi rimango appunto pari. Quindi ragazzi, idea geniale mia. Idea geniale di Zilla, raga, perché mi tocco il pigio. Dai, raga. I miei Pokémon sono più swag dei tuoi, non puoi vincere, cioè vinco io. Cioè, prega pure chi vuoi, ma vinco io. Il best sono io. Quindi, GG. Graffio, bang. Bene, raga, morto. Ci ho dato tanto punti esperienza. Vediamo un pochino chi è il prossimo, raga. Lillipup. Raga, io ci metto il mio Yamamoto. Faccio fare esperienza. Vai, Yamamoto! Tocca a te! Oh mio Dio, eccolo qua, Lillipup. Eccolo qua, Lillipup. Oh mio Dio, Lillipup. Il cagnolino. Muori, zoccola! Segugio. Vabbè. Vai, Bollaraggio! Ok, GG. Raga, è andata bene. È andata benissimo, minchia. Buono, Yamamoto al 16, raga. Tanta roba. Colpo di fango! Minchia, raga! Mosse interessanti! Aspetta, sì, voglio... Infatti, sì, che voglio... Sì. Colpo di fango, se non sbaglio, anche un bel po' di danno. 55 di danno. Tolgo l'uggito perché mi serve proprio un cazzo. Mi serve proprio una minchia, sto spermatozoo. Avrei potuto chiamare uno spermatozoro, che ci penso, però, raga, Yamamoto, tanta roba. Li ho appena catturati e non li nati. Vabbè, stai zitto, dai, sono un coglione. Oh, spaccaroccia. Raga, io metterei Yamamoto prima adesso. Cioè, voglio allenarlo. Perché così facendo dovrei riuscire a... Oh mio Dio, no, dai, non ci credo, volevo sfidare qua. Ah, che cazzo è questo? Sauk. No, raga, non mi interessa attualmente, cioè... Oh mio Dio. Devo riuscire a scappare perché devo proprio allenarmi. Cioè, o l'ammazzo, ma... È lotta comunque, quindi non mi frega un cazzo. Ok, io sono allenato e temprato, il mio Pokémon è ancora di più di me. Mamma mia, ragazzi, questo è fierissimo, questo è fierissimo. Non riuscirò mai a sconfiggermi, non riuscirò mai, lo dico io. Soak, cioè, ah no, Timbur. Credevo che mettesse Soak, invece no. Bene, abbiamo un Timbur al 16 contro il mio che è al 16. Quindi, ragazzi, gioco di prestigio, Bollaraggio subito. Bang, 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 bang. Ha fatto un bel po' di danno alla fine. Sassata. Ok, vinco io per adesso di danno, vinco io, quindi dovrei riuscire a sconfiggerlo proprio tranquillamente. Sì, raga, ho vinto io, raga, ho vinto io. GG. Grandissimo Yamamoto, raga, Yamamoto non delude mai. A differenza di quel minchione. E guardate che sto registrando 18 minuti, raga, 18 minuti. Direi che posso fare ancora questa lotta qua, di statizia a fianco, e poi interrompo l'episodio. Va bene, su Pokémon si allena rompendo le rocce. Dai, raga, l'ultima sfida. Dobbiamo uscire vincitori. I miei Pokémon ci andiamo sferrando pugni contro la dura pietra. Questi qua sferrano pugni alle pietre. E si sveglia la mattina. Mamma, vado a ficcare pugni alle pietre. Va bene, figliola, non tardare troppo. Ok, eccolo qua, di nuovo Timbur. Minchia che fantasia che avete, raga. Cioè, tutti identici siete. Dio santo, Dio santo, Dio santo. Bollaraggio, raga, Bollaraggio fiero. Bang. Ai ai ai, sassata. Sassata. Ok, Bollaraggio. Evito l'attacco. Bang! È rimasto secco. Boh, raga. Direi che il video è tipo... Oh, grande Yamamoto 17, grandissimo Yamamoto.
Direi che il video può finire qui, spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi che ne pensate, ditemi cosa ne pensate di Pokémon, bla bla bla, mettete mi piace, commentate e iscrivetevi se non siete iscritti, ora salvo ragazzi. Salviamo, salviamo. Ok, e boh ragazzi, al prossimo video, ciao ciao!